Sono lieta di riaprire con oggi le attività della Fondazione, sostanzialmente dopo 2 anni di chiusura per motivi di pandemia. E quest'anno abbiamo deciso che comunque andasse questa pandemia, noi il nostro programma lo volevamo fare e quindi poi speriamo di poter andare avanti. Questa di oggi, ringrazio moltissimo il professor Viggiani di aver accettato il nostro invito ad inaugurare questo ciclo di conferenze. Queste conferenze saranno circa una al mese fino ai primi di luglio e riguarderanno, questa è l'unica che ha un solo conferenziere. Le altre invece avranno 2 conferenzieri a confronto e metteranno a confronto 2 temi. La prossima sarà il Museo delle Navi Antiche di Pisa e il progetto Museo delle Navi Romane di Napoli. Progetto ancora tutto da fare e quindi anzi speriamo che con questa conferenza si possa stimolare una effettiva intrapresa in questa direzione. Poi c'è la seconda, è la rinascita della Reggia Divinaria Reale e il restauro del Real Sito di Carlitello. Questo è un restauro che io seguo più da vicino perché sono nel consiglio di amministrazione del Real Sito di Carlitello e quindi seguo questa attività che è molto intensa ed è tra l'altro pensata e diretta dal suo presidente che è bravissimo, Luigi Nicolais, che è estremamente attivo. Poi un terzo, il Museo degli Innocenti e il recupero della Real Casa Santa dell'Annunziata di Napoli e ancora il restauro del parco del castello di Racconigi e il recupero del giardino romantico del Palazzo Reale di Napoli e infine il restauro delle facciate marmoree a Venezia e a Napoli. Quindi come vedete sono sempre a confronto qualcosa di fuori Napoli e qualcosa di Napoli. Abbiamo anche ripreso il premio e quindi quest'anno abbiamo rinnovato completamente la giuria, anche perché le persone che ne hanno fatto parte per parecchi anni, noi gli siamo infinitamente grati, ma mi pareva anche giusto di lasciarle un pochino a riposare. E adesso abbiamo una nuova giuria e il premio verrà consegnato il 3 dicembre con una lectio magistralis di Salvatore Settis. E infine, questo è ancora un po' in mente dei, ma insomma è un obiettivo che io ho in mente da tempo e vorrei finalmente riuscire a metterlo in pratica, ed è un'attività di formazione che la Fondazione dovrebbe fare nei confronti dei giovani su questi 2 temi che sono la museografia e il restauro e spesso le 2 cose messe insieme, come d'altra parte è stato anche per l'architetto De Felice, che spesso, per esempio, nel Museo Archeologico di Salerno ha prima restaurato una parte di questo convento e poi lo ha allestito al museo. Insomma, quindi speriamo di poter avere effettivamente la possibilità di andare avanti. Allora, con questo ringrazio ancora tutti voi presenti. Ringrazio ancora il professor Viggiani e ringrazio infinitamente l'ordine degli architetti, qui rappresentato dal suo presidente, il professore Leonardo Di Mauro, che ha dato il suo patrocinio morale a questa conferenza. Grazie. Allora, aspetta, sì. Io, Carlo Viggiani non è soltanto un professore illustre, ma è anche un caro amico e quindi non ha bisogno di presentazione, soprattutto davanti a una platea di amici come siete voi, quindi lo conoscete tutti. E io posso solo aggiungere che sono onorato come presidente dell'ordine di poter dare il patrocinio, non solo di collaborare in qualche modo ogni tanto io collaboro anche in un'altra veste, ma in questo caso come presidente dell'ordine di collaborare con la Fondazione, ma anche sono onorato di poter
dare il patrocinio dell'ordine a questa conferenza, che spero interesserà tutti gli architetti che avranno modo di seguirla, se non in, in contemporanea, nella, nella, nel mondo registrato, che sarà divulgato e diffuso ripetutamente dall'ordine. Quindi non devo aggiungere altro. Buon ascolto della conferenza. Allora, io devo dire che sono lievemente in difficoltà, perché in questa atmosfera così aulica di restare, eccetera, un rozzo ingegnere civile terra a terra, come sono io, anzi io nello specifico sono un ingegnere geotecnico, quindi addirittura sottoterra si trova un po' in difficoltà. E una tecnica classica di tutti gli oratori, quando sono in difficoltà, è ricorrere al principio di autorità, quindi nascondersi dietro qualcuno. Se uno dice uno più uno fa due, l'ultima prova, cioè essere... se uno dice come disse Einstein dopo aver approfondito Aristotele, uno più uno fa due, cioè. E io mi rifaccio a Seneca, tanto per stare pure in buona compagnia. Dice Seneca: mi vado infilando in campi altrui, che per noi accademici è una grave scorrettezza, non come un transfuga, ma come un esploratore. Io sono una persona curiosa e mi è capitato, per una serie di coincidenze, di infilarmi in questo campo dell'estate, prima seguendo il mio maestro, il professor Enrico Croce, e poi via via. E così sono finito in questa avventura della Torre di Pisa, che è stata la grande avventura della mia vita. E perché, ecco, io sempre in modo molto naif, molto ingenuo, cerco di chiarirmi questi aspetti. Perché è tanto importante la manutenzione, il recupero del patrimonio culturale? Io non lo saprei spiegare in due parole. Allora ho preso una serie di opinioni molto varie, per esempio Barthes. Nel Settecento, quindi già nel Settecento, Barthes era un conservatore terrificante, proprio un reazionario. Ha scritto un libro per dimostrare che la rivoluzione francese è stata la più grande sciagura della storia dell'umanità. Però era un abilissimo oratore, detto il Cicerone inglese, e lui ha scritto: il popolo che non guarderà avanti al suo futuro se non guarda dietro ai suoi antenati. E un altro signore, che invece certamente non era un conservatore, un certo Lenin, lui pure dice: cittadini, non toccate neanche una pietra, proteggete i vostri palazzi, i vecchi palazzi, i monumenti, tutto ciò è la vostra storia, il vostro orgoglio. Siamo agli inizi del Novecento. A fine Novecento un anziano professore di geotecnica, che si direbbe preso da tutte altre cose, il mio maestro Enrico Croce, pure lui dice: i vecchi monumenti, gli edifici e, le, e gli insediamenti sono una durevole legame fra il presente e il passato, fra l'uomo e l'ambiente. E poi la più bella citazione di tutti è quella di Wisława Szymborska, una poetessa, premio Nobel della letteratura, la quale scrive a proposito del quadro di Vermeer dalla Taglia. Scrive bellissimo: finché quella donna nel Rijksmuseum, nel silenzio dipinto e in raccoglimento, giorno dopo giorno versa il latte dalla brocca nella scodella, il mondo non merita la fine del mondo. Ecco, quindi c'è un sacco di gente che è convinta di questo. Ora, noi italiani siamo da questo punto di vista un po' particolari. Dice un rapporto Eurispes del 2006 che in Italia ci sono fra il 60 e il 70% dei beni culturali del mondo. Il vostro amico Berlusconi, quando era Presidente del Consiglio, a Londra disse che il 72% dei beni culturali d'Europa, almeno il 50% di quelli del mondo, si trova in Italia. L'assessore regionale siciliano dice che siamo tutti in Sicilia. Ovviamente l'assessore regionale toscano dice: ma quando mai stanno tutti in Toscana? Il sindaco di Roma non ne parliamo. E poi ultimo
e con il suo modo così garbato, il nostro amico Marco Travaglio dice che il 90% dei beni culturali al mondo si trova in Italia. Ora tutti costoro sono dei cialtroni ovviamente, eppure malgrado tutti costoro, il patrimonio culturale italiano è molto importante, ma non tanto perché è il 90%, non per la sua quantità, ma per la sua qualità. C'ha tre caratteristiche straordinarie. La prima è l'armoniosa relazione che c'era, ahimè, e in parte, in piccola parte, si conserva tra città e territorio. Esemplificato molto bene da una fotografia di Pienza, è inutile spendere altre parole. La seconda cosa è che le opere d'arte sono diffuse nel paese fino al più piccolo villaggio. Anche questo è esemplificato dal quadro di Piero della Francesca, che la Madonna del Parto, che si trovava in una chiesetta di Montelchi, adesso l'hanno messo in un museo, io ho avuto il piacere tanti anni fa di vederlo nella sua chiesetta. Questo Montelchi è un paese di 1800 abitanti in provincia di Arezzo. Per fare il paragone, Polle la Trocchia ha 15.000 abitanti, quindi proprio un paesiello in senso letterale. Infine, l'ultima ragione molto importante è il modello di conservazione. Il modello italiano di conservazione è certamente il più avanzato del mondo. Queste parole che vedete non sono mie, sono fondamentalmente del mio amico Salvatore Settis, con cui abbiamo fatto amicizia proprio all'ombra della Torre di Pisa. Questo modello italiano deriva da un sistema di valori formatisi nel Medioevo, in particolare da un concetto di cittadinanza. In questo quadro i monumenti sono intesi come una cosa propria, una ragione d'orgoglio, un principio di identità civica, punto focale di un'identificazione emotiva. C'è un esempio straordinario che viene pure lui da Pisa. Se voi guardate la facciata del Duomo di Pisa, in questo punto qui, segnato da questa freccia, c'è una lapide. Questa lapide, la riporto qua, voi sapete benissimo il latino, io sono ignorante, ma la sono fatta tradurre, e dice: dall'anno in cui Cristo nacque dalla Vergine erano trascorsi 1063 anni quando i pisani, uomini celebri e possenti per coraggio, presero a costruire questa chiesa. E allora, se dice noi, nel 1903 abbiamo cominciato a costruire questa. E come? Anno in cui fu fatta una spedizione contro le coste siciliane. C'è in atto il grande scontro fra i normanni che calano al nord e gli arabi che in Africa, in Sicilia, in Spagna resistono. I pisani si infilano in questo scontro, partiti con una flotta numerosa e armati, i più grandi, i medi e parimenti i più umili, si diressero dapprima a Palermo secondo il volere del fatto. Entrati combattendo dopo aver spezzato la catena del porto, catturano sei grandi navi colme di tesori, vendendone una e bruciando prima le altre. Si sa che con quel bottino furono elevate queste mura. Quindi la cattedrale è costruita con i soldi presi agli arabi nel porto di Palermo e poi via ancora. È chiaro, questo dà l'idea di come i pisani sentissero come cosa propria, con orgoglio e con identificazione, i monumenti. E questo processo prosegue via via nei secoli e confluisce nell'articolo 9, famosissimo della Costituzione, che dice molto semplicemente: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. A me questo articolo mi ha sempre un po' incuriosito, perché è molto icastico. La Costituzione delle volte qua e là è anche un po' ampollosa, scritta in una prosa più bella, più ricca. Mi sono molto incuriosito, ho fatto una ricerca e ho scoperto che su questo articolo i costituenti discussero a lungo e poi misero una piccola sottocommissione al lavoro che ci mise esattamente 24 ore a scrivere questo testo, che fu approvato all'unanimità. Chi era questa sottocommissione? Due persone. Uno era Concetto Marchesi, senatore, uomo politico comunista, grande grecista, preside della facoltà di lettere di Padova, anche se siciliano, e l'altro era un giovanissimo uomo politico democristiano, Aldo Moro. Quindi, diciamo, le idee giuste camminano sulla gamba delle persone brave. Ora,
per l'ingegnere un poco naif come sono io, l'aspetto difficilissimo dell'intervento sul patrimonio culturale è quello del rispetto dell'integrità. In effetti, l'integrità è un concetto molto struggente. È variabile nello spazio e nel tempo, uno non ci crede, ma è così. Per esempio, come intendono l'integrità i giapponesi, che hanno monumenti di legno e li rifanno ogni 16 anni con delle procedure rituali, l'integrità per loro è il rispetto di queste procedure. Noi saremmo portati a dire l'integrità e mantenere il bene com'era. Il Partenone era dipinto a vivaci colori, rossi e gialli. Se uno oggi pigliasse una pennellessa e andasse a pittare il Partenone, verrebbe fucilato sul posto, naturalmente. Quindi già questo è un concetto sfuggente. Eppure è proprio questo concetto così sfuggente che l'intervento deve preservare. Naturalmente l'ingegnere, legato alla sua formazione razionale, è sospettoso di questi concetti elusivi. Tanto per dirne una, in questo campo non si può provare l'esistenza e l'unicità della soluzione, che è uno dei capisaldi di noi ingegneri. Quando noi sappiamo c'è un teorema che dimostra l'esistenza e l'unicità della soluzione, invece qua le soluzioni possono essere varie. Per esempio, quando fu bombardata Santa Chiara, è stata ricostruita, si poteva ricostruire gotica come era stata concepita dagli Angiò alcuni secoli prima, oppure barocca come era diventata nel corso dei secoli. E poi è stata ricostruita gotica, probabilmente solo perché negli anni 40 e nei primi anni 50 a Napoli nessuno avrebbe saputo rifare le stupende decorazioni barocche che adornavano Santa Chiara, ma per dire non c'è un'unicità della soluzione. Invece il restauratore ha paura proprio della brutalità cementificatoria dell'ingegnere, quindi è difficile trovare un punto d'unione. E questo bisogna invece trovare un equilibrio fra queste due esigenze, equilibrio che molto di raro si riesce a trovare. Quello della Torre di Pisa è un esempio splendido in cui questo equilibrio è stato trovato, ed è di quello che io vi parlerò stasera. E comincio proprio con il punto di vista dell'ingegnere. Forse qualcuno di voi ha conosciuto Don Fernando Lizzi. Don Fernando Lizzi è un ingegnere, è un po' più grande di me, che è stato per molti anni direttore tecnico della società Fondedile, un'impresa specializzata in lavori di fondazione. È considerato l'inventore dei micropalli ed era una persona importante, non era un ingegnere qualsiasi. Esiste una International Micropile Society che ha istituito la Lizzi Lecture, di cui ci sono già state 9 edizioni. Io stesso, quando ero piccolo, mi sono compiaciuto di scrivere un articolo assieme a Lizzi sui pali di fondazione usati per fondare il Palazzo di Giustizia al centro direzionale. Bene, Lizzi nel 2000 ci fu un simposio internazionale a Bangkok a cui per caso partecipammo sia io che Lizzi, e Lizzi ha presentato a questo simposio un articolo che mi pare si chiamasse Micropali, passato, presente e futuro, in cui fra l'altro lui dice: io avevo studiato una soluzione per consolidare la Torre di Pisa basata su micropali, appunto, e partecipai a un appalto concorso internazionale per la stabilizzazione della Torre nel 1973. E io lo ricordavo bene perché io a quei tempi ero il portaborse di Enrico Croce, che invece era nella commissione che avrebbe dovuto assegnare questo appalto concorso. E lui aveva partecipato con un progetto basato sull'uso di micropali firmato da lui e da Carisella. Carisella è come se fosse la Madonna di Pompei per noi geotecnici, era un grande luminare francese. Scrive Lizzi in questo simposio di cui vi ho parlato, scusate la mia maldestraggine, dice: l'appalto concorso non fu assegnato, non si prese alcuna decisione e oggi, cioè nel 2000 a Bangkok, il problema è ancora nelle mani di un comitato. In effetti nel 2000 i lavori erano appena iniziati, il comitato era quello di cui facevo parte anche io. Comitato istituito 10 anni fa, infatti il nostro comitato è stato in carica 11 anni, dal 90 al 2001.
Per il nostro progetto, basato sul reticolo di pali radice, il comitato attuale ammette che dal punto di vista ingegneristico è pienamente valido, ma i suoi membri solennemente dichiarano che esso non può essere accettato, perché l'esecuzione dei pali, benché nascosti nel sottosuolo e nelle fondazioni della torre, sciupa l'integrità del monumento. Inizia, lo mette in corsivo con i puntini pubblici svuota, ci piglia in giro. E quindi il comitato sta cercando una soluzione che possa essere eseguita senza neanche toccare il monumento, ancora un corsivo. E giustamente qualsiasi questo il consenso darebbe ragione a Lizzi, che adesso sceglie senza neanche toccarlo. In effetti, appresso la Torre di Pisa ci sono stati una quantità di comitati mostruosi. Il primo risale al 1298 e poi via via nel tempo arriviamo, ecco, al decimo nel 1935, poi abbiamo l'undicesimo e il tredicesimo è quello che era incaricato di bandire l'appalto concorso, e qui appare per la prima volta quello che allora era il giovanissimo ingegnere Viggiani, aiuto di Croce, e che ciò nel, fra le mie carte più care, un attestato del professore Polvani, che è presidente della commissione, che dice che io con consumata perizia avevo aiutato la commissione. E va bene, si fa questo appalto concorso, non viene assegnato. Nell'83 c'è un ministro dei lavori pubblici socialdemocratico che senza tante storie acchiappa 4-5 suoi amici e gli dà l'incarico di fare un progetto. Io ho chiamato commissione. Questo progetto, come molte cose italiane, si perde nei corridoi dei ministeri. Finalmente nel 90, e vi faccio vedere il commento di Forattini, Forattini dice, il presidente del Consiglio era Andreotti, uomo di cui molti di noi non hanno proprio una massima stima, però certamente bravissimo politico, Andreotti nomina questo comitato infilandosi in una diatriba che era nata fra il Ministero dei Lavori Pubblici, che fino allora aveva avuto piena autorità sulla Torre di Pisa, e il neoformato Ministero dei Beni Culturali, che pretendeva invece di entrare in mezzo. E allora Andreotti dice, va bene, io faccio un comitato costituito per metà da gente nominata dal Ministero dei Lavori Pubblici, per metà da gente nominata al Ministero dei Beni Culturali, e il presidente lo nomino io, e questo comitato afferisce alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Colpo di genio, perché così io posso solo aggiungere che con mio grande orgoglio io sono stato l'unico ingegnere nominato dal Ministero dei Beni Culturali. Va bene, questo comitato in sostanza si trovava nelle condizioni in cui si trovano dei medici chiamati a consulto al capezzale di qualcuno che sta morendo, che è molto grave. Allora, che cosa devono fare i medici? Ovviamente devono fare una diagnosi, se no come fanno a curare? Ora, in medicina la diagnosi si fa basandosi su tre cose: l'anamnesi, l'esame obiettivo e l'esame storico. Se uno piglia un vocabolario, un'enciclopedia, dice diagnosi, è basata su tre frasi: l'anamnesi è la raccolta dalla voce diretta del paziente e o dei suoi familiari di tutte le informazioni, notizie e sensazioni disponibili. Cioè, la voce, cosa, quando, si è così, colì. L'anamnesi alla Torre di Pisa è una cosa straordinaria. Ripercorrere la storia alla Torre di Pisa è stato troppo bello. Il primo cenno alla torre è nel 1172, quando una certa Berta di Bernardo, che era un'inquilina di una residenza dell'opera della Primaziale Pisana, che ancora oggi un ente nominato dal Vescovato di Pisa con un operaio presidente o un consiglio, ancora oggi tutto questo funziona. La Berta di Bernardo lascia nel suo testamento 60 soldi all'opera della Primaziale per le pietre del campanile. È la prima volta che la torre viene nominata. Poi ci sono varie nelle cronache pisane di Bernardo Marangone,
che stanno alla biblioteca dell'Arsenale a Parigi, un codice in pergamena, dice che nell'anno 1000, in agosto, il campanile Sante Marie Rotundus Fondatus Est, il latino medievale è stupendo perché si capisce, sequenti anno factus gradus sumus in circuito. E ancora, campanile nuovo in fumit fondatum piripipin in dizione sessa ius augusti. C'era un signore che dice un macchiato un po' sulla fondazione, tanto nessuno se ne accorgerà. Ma vabbè, invece no. La storia della costruzione è molto bella, ci vorrebbe un sacco di tempo a raccontarla bene, ma fondamentalmente la torre comincia e arriva a metà del quarto ordine in pochi anni. A metà del quarto ordine si ferma e sta ferma per un secolo. Perché? E gli architetti della torre non sono noti, l'architetto della torre. Mentre tutti i monumenti della piazza di Miracoli sono firmati, la torre non è firmata. Quasi che l'antico architetto non ci volesse mettere la faccia, come si dice ora. L'ipotesi insomma, più comune, più accettata è quella di Bonanno Pisano. Bonanno era uno scultore, architetto, autore delle porte bronzee del Duomo di Monreale, di varie cose. Quello che probabilmente è la ragione di questa interruzione è che Pisa stava in difficoltà. C'era a quei tempi la nostra penisola era una sorta di Medio Oriente attuale, c'era in corso la guerra tra il Papa e l'imperatore. Poiché l'imperatore era Federico II, noi ovviamente con un solo uomo ci schieriamo dalla parte dell'imperatore. Poi c'era Pisa che stava in guerra contro Genova, Lucca e Firenze contemporaneamente, con battaglie famosissime come la battaglia di Montaperti, in cui combatté Dante Alighieri, tanto per gradire. E poi c'erano in costruzione altre opere pubbliche, l'ospedale, il Camposanto. E quindi è molto probabile che Pisa la costruzione dove si fermasse perché non ce la faceva. Poi, dopo un secolo, ricomincia, questa volta sotto la guida di Giovanni di Simone, altro architetto, e molto rapidamente, in modo compatto, la torre viene finita, salvo la cella campanaria. A questo punto si arresta nuovamente. È interessante notare che se uno con i metodi della moderna geotecnica calcola le condizioni della torre qua, in questo momento e in questo momento, scopre che la torre stava per crollare, cioè a questo punto se avessero continuato a costruire la torre sarebbe crollata, perché il terreno di fondazione stava al limite. Poi nel secolo di sosta il terreno di fondazione si è consolidato, con un processo che noi geotecnici chiamiamo appunto consolidazione, cioè ha espulso l'acqua, si è rassodato e quindi ha potuto sopportare l'altra mezza torre. Quando noi abbiamo scoperto questa cosa, noi geotecnici, il professor Barbandio, diciamo, vedi quanto erano bravi gli antichi magistri Labium che già sapevano la geotecnica. Non è vero. Nella ricchissima documentazione che c'è su questi lavori non c'è nessuna traccia di una preoccupazione statica, semplicemente è stata una botta di fortuna. Se avessero proseguito anche un altro po', la torre sarebbe crollata, sia qua che qua. Qua addirittura nella costruzione della seconda metà della torre, la torre cominciò ad inclinarsi e gli antichi muratori, che erano bravissimi, molto raffinati, la correggevano, man mano che la torre si inclinava, ne costruivano un pezzo un po' storsellato, dando alla torre quello che oggi molto poco rispettosamente viene chiamata la forma a banana della torre di Pisa. Finalmente, dopo un altro secolo, viene costruita la cella campanaria e nella cella campanaria viene fatto questa seconda interruzione, che cosa è portata a dire? Caso quella gli si stava inclinando sotto i piedi, è chiaro che si sono fermati. No, non è vero, si sono fermati anche qui per motivi geopolitici. C'era la guerra con Genova, avevano perso la battaglia della navale della Melovia e quindi si sono fermati. Tant'è vero che in questa fase c'è addirittura una visita di collaudo in corso d'opera con un regolare verbale che dice che mercoledì 15 marzo i sapienti uomini, Mastro Giovanni, Mastro Nicola e Mastro Guido,
vanno simul unanimitem et concordite, scandilantes campanile pisane ecclesiae maioris cum corda et plumbo, assummo usque de ossu, cioè vanno con un filo a piombo e misura la pendenza. E scoprono che c'era una caolica, c'era già un fuori piombo di oltre un metro. Quindi uno si aspetta che mi dica, oh mamma mia, sta cadendo, invece niente, no, ne prendono atto. C'è un notaio che fa il verbale, i testimoni, presentibus domino guelfo pisano canonico, nerio clerico figlio Guido, e talis pluribus testi. Come sempre, del resto, il medioevo italiano è pieno di torri dipendenti, la torri dipendente è una cosa normale, nessuno si preoccupa. Ripreso, quando vanno a fare la cella campanaria, fanno una correzione, questo è il monumento alla battaglia della Meloria. Quando Tommaso di Andrea costruisce la cella campanaria, deve fare una correzione molto forte, e infatti vedete che dal lato sud ci sono 6 scalini e dal lato nord ce ne sono solo 4. La cella campanaria, anche a occhio nudo, se uno la guarda si accorge che non è in asse con la torre. Poi notizie sull'inclinazione, siamo sempre all'anamnesi. Notizie sull'inclinazione, per prima cosa, come vedremo, si possono usare queste correzioni per capire come andava l'inclinazione durante la correzione, però durante la costruzione. Però ci sono anche altre notizie, ci sono delle immagini, per esempio questo affresco che era nel Camposanto Monumentale, che è stato dipinto 15 o 20 anni dopo la fine della costruzione della torre e mostra la torre inclinata. C'è uno scritto del solito Vasari che dice che il campanile pende 6 braccia e mezzo fuori dal dritto suo nel 1500. Poi finalmente arriviamo ai primi dell'Ottocento, quando due architetti inglesi fanno un rilievo confessato e comunicato della torre. Nel disegno, nella diapositiva non si vede, ma qua c'è un omino con un cappello a ciglio che cala un filo a piombo, misurano il filo di piombo, eccetera, e poi da allora ci sono misure sempre più ricche e più importanti. Esame obiettivo. L'esame obiettivo ha riguardato fondamentalmente il sottosuolo della torre. Ecco, vedete, nella sezione nord-sud, queste sono le poche indagini fatte fra gli altri anche da noi, ma anche prima di noi, che portano a un modello di sottosuolo che è costituito da tre strati, uno strato di 10 metri superiore, il complesso A lo chiamavamo noi, che sono terreni alluvionali molto recenti. Siamo a Pisa, in una piana, nella piana alluvionale del fiume Arno, a pochi chilometri di distanza dalla costa, c'è una stratificazione fondamentalmente orizzontale e terreni recenti di qualità meccanica scadenti. Qua abbiamo questi 10 metri che sono un mix di terreni molto vari, depositati in un regime di laguna o di palude, quindi con una struttura molto variabile, sabbie, linee, argille, tutti mischiati. Poi ci sono 30 metri, un pacchetto di 30 metri di argille, argille marine, molto mobili, argille mosce, che chi lo sa perché i pisani chiamano il pancone. Il pancone è un'idea di una cosa tosta, invece delle, delle argille molli. E poi a partire da 40 metri di profondità c'è un banco di sabbie, sabbie chiare, buono, di buone caratteristiche meccaniche. Quello che è interessante, vi ricordate che noi abbiamo fatto anche dei sondaggi, torno alla diapositiva, dei sondaggi sia dall'interno della torre sia dei sondaggi inclinati, e abbiamo trovato che sotto la torre le stratificazioni che in tutta la piazza dei Miracoli sono fondamentalmente orizzontali, sotto la torre hanno questo incavo, questo avvallamento, il quale è chiaramente dovuto al peso della torre. Se uno lo misura, scopre che il tetto del pancone ha un incavo con una profondità di oltre 2 metri, circa 2,2 metri. Se uno aggiunge a questi 2,2 metri la compressione che si può calcolare dei terreni compresi tra la base della torre e il tetto del pancone, arriva a un cedimento di almeno 3 metri, cioè la torre dall'epoca della sua costruzione ha ceduto di almeno 3 metri. 3 metri sono, insomma, l'altezza di una stanza normale, non di questa stupenda
Poi c'è questa forma banale, in questo disegno è esagerata per renderla più evidente. Questa forma banana si può utilizzare facendo dei ragionamenti con cui non viene, avendo rilevato in modo molto preciso la forma dell'asse della torre. Se la torre avesse la fondazione ancora orizzontale, l'asse della torre avrebbe questa forma. Cioè da prima si è inclinata verso nord e poi si è inclinata verso sud. È stata corretta in certi modi. Da queste correzioni noi possiamo ricostruire la storia dell'inclinazione. Allora, in questo caso, qua c'è la storia della costruzione. Prima fase, prima sosta, seconda fase. Scusate, io penso sempre di avere, che voi vediate, invece ci devo mettere, come si fa? Ecco, questa è la prima fase della costruzione, la prima sosta, la fase, la cella campanaria e poi via. Nella prima fase della costruzione la torre si è inclinata verso nord, poi, essendo di grande intelligenza, ha capito che a nord si sta male e ha tentato di venirsene a sud, ma siccome stava con i piedi fermi si è abboccata e quindi ha ceduto. Quando è finita la seconda fase della costruzione, quindi manca ancora solo la cella campanaria, quando vanno a fare la visita di collaudo e le prime misure con filo a piombo, la torre è già inclinata di quasi 2 gradi, che è moltissimo, ha uno strapiombo di oltre 1 metro. E poi da allora in poi questo modo di capire l'inclinazione non c'è più, però ce ne stanno altri. Questo è il dato che risulta da quell'affresco che vi ho fatto vedere. Questo è il dato che risulta da Giorgio Vasari e questa è la misura precisa di Cresi e Taylor, 1817. E si vede che la torre ha subito una forte inclinazione, poi via via si è continuata a inclinare, ma con una velocità viene sempre decrescente, e all'inizio dell'Ottocento probabilmente era ferma addirittura, o comunque si stava muovendo con un moto ritardato, molto lento, tendeva a una situazione di equilibrio. Alcune decine di anni dopo, un architetto francese, Laurent de Frery, va a fare un altro rilievo e trova un'inclinazione molto maggiore di quella che avevano trovato i nuovi inglesi. Liti terribili, figuriamoci, inglesi e francesi, come sapete, si amano molto. Gli inglesi erano veramente mangiatori da doppia, figuriamoci se sanno fare i rilievi, eccetera. E invece che è successo? Che qua in mezzo è successo un fatto brutto. Cioè, un architetto pisano, certo, della Gherardesca, non della Gherardesca, ha incarico dalla opera primaziale di scavare attorno alla torre per mettere in luce la parte basamentale della torre, che per un cedimento di 3 metri era sprofondata nel terreno. E giustamente dice: non si vedono le basi delle colonne, i gradini di marmo, che modo è? Gherardesca fa un bel progetto. Questa è una delle tavole del progetto di Gherardesca. Questo è lo scavo che i pisani chiamano il catino, c'è una balaustra, eccetera. E Gherardesca è addirittura contentissimo che gli hanno dato questo incarico. Vedete, scrive: sembra che questo sinistro, cioè il cedimento di 3 metri, sgomentasse i nostri ami e che non sapessero opporvi altro provvedimento di quello del riempimento con terra. E così via. Ma a Dio mercé, viviamo in giorni che l'amore alla conservazione delle cose che rammentano la vita, patria e grandezza, energicamente si risveglia. Quindi Gherardesca, con Achille e Zeno, parte e scava sopra. Ma chiunque abbia masticato anche le prime pillole di geodetica sa che scavare attorno a una fondazione superficiale che già stati edificati tenga il modo migliore per farla crollare. E in effetti, se noi torniamo al disegno di si vede benissimo che l'effetto di questo scavo è stato non solo un brusco incremento della pendenza, ma dopo questo scavo la pendenza ha ripreso a crescere più velocemente, quindi la curva non solo più velocemente ma con un moto accelerato, quindi che tendeva certamente a un crollo finale. Quindi si potrebbe commentare: la via dell'inferno è la basilicata del buon Dio, nella Gherardesca
e voleva fare una cosa bella, è partito pieno di entusiasmo e per poco, proprio a pelo, non ha steso la torre. L'esame sulla età, l'esame sulla età e il monitoraggio è un argomento un po' noioso, però molto importante. E John Ballard e io lo abbiamo studiato a fondo e abbiamo scoperto una cosa straordinaria, che tutti pensavano che la torre si inclinasse per un cedimento differenziale, invece no, la torre non cede, non fa altro che ruotare, ruota intorno a un punto che sta piazzato più o meno qua, e quindi la parte, la parte sud si sposta verso il basso, la parte nord addirittura si solleva, la torre sta ruotando. A questo punto bisogna fare la diagnosi, ovviamente. E la diagnosi, che poi è stata la vera scoperta del nostro comitato, la diagnosi è che la torre può essere assimilata a questo coso, che io spero sia sufficiente e semplice essere capito. Immaginate di avere un'asta rigida generata alla base, messa in piedi, con un peso alla sommità. Se l'asta è perfettamente verticale, si mantiene in equilibrio. Se io però la adatto coniale anche di poco, la sposto anche di poco dalla posizione verticale, l'asta cade. Perché? Perché il peso si trova fuori centro, genera un momento ribaltante e l'asta cade. Quindi la posizione iniziale di equilibrio è una posizione di equilibrio instabile. Se turbata, viene meno. Se però noi aggiungiamo a questa cerniera una molla, le cose si cambiano un poco. Se noi facciamo ruotare un poco l'asta, si crea un momento ribaltante, ma si crea anche un momento stabilizzante della molla che tende a riportare indietro l'asta. E allora si danno tre casi: o il momento ribaltante è maggiore del momento stabilizzante l'asta cade malgrado ci sia la molla, l'equilibrio è instabile. O accade il contrario, la molla è fortissima, riporta l'asta indietro, l'equilibrio è stabile, oppure i due momenti sono proprio uguali, quindi io storco la torre resta storta, l'equilibrio è indifferente. Ora, questo semplicissimo modello ci fa capire, già per cominciare, una cosa: il problema della torre non è un problema di rottura, è un problema di deformazione. La torre sta inclinandosi, ruotando, e man mano aumenta, a un certo punto cadrà. Scusate, qua da ingegnere non sono riuscito a non fare qualche disegnino tecnico. Se noi facciamo uno schema proprio idiota, immaginiamo una piastra circolare rigida poggiante su un semispazio di materiale elastico caricata da uno sforzo normale eccentrico, sotto azione di questo sforzo normale eccentrico la piastra ha un cedimento rho e una rotazione alfa. Questo cedimento e questa rotazione si possono calcolare con la teoria dell'elasticità e danno luogo a due rigidezze, una rigidezza traslazionale e una rigidezza rotazionale, che sono funzione del diametro della piastra e delle caratteristiche del terreno, modulo e coefficiente di Poisson. Così facendo io posso dire, sapendo la rigidezza assiale, perché io so che sotto le 14.500 tonnellate che pesa la torre si è avuto un cedimento di 3 metri, con questo vi posso calcolare le e la ni che avrebbe il sottosuolo della torre se fosse un semispazio elastico, cosa che ovviamente non è. Con questo mi posso calcolare il coefficiente di sicurezza alla rotazione e con un cedimento di 3 metri calcolo e ni, ottengo un coefficiente di sicurezza uguale a 1, cioè la torre è in equilibrio indifferente. E anche questo modello proprio grezzo lo di nuovo fa capire molto bene. Poi noi, figurati, abbiamo fatto calcoli a elementi finiti che non finivano mai, quindi elementi infiniti più che finiti, che confermavano appieno questa diagnosi. Questa diagnosi è stata la chiave di tutto, perché ci ha fatto capire che cosa dovevamo fare. Quindi la diagnosi è l'instabilità dell'equilibrio destinata, ahimè, a terminare in un crollo, e ci metto subito la bella capa di porto, perché non voglio dire il crollo della torre di Pisa. A questo punto dobbiamo passare, per restare nel paragone medico, dobbiamo passare alla terapia. E qua è un po' difficile, perché come tutti i buoni medici non nuocere. C'è questo bellissimo disegnino di Magritte che esprime molto bene questo concetto. Primo, non nuocere. Toccare la torre con una piuma.
un mio collega della commissione teoria di Pisa, Sergio Letero, si dice il peccato, ma non il peccatore, una volta mi telefonò, cioè senti Carlo, quel bel disegnino di Maigret che tu tenevi, me lo puoi mandare? Gli studenti dell'Università di Pisa avevano inventato una soluzione bellissima a cui mia moglie è fortemente contraria, dice non la devo mettere perché è troppo goliardi, che non fa niente. Una risata può fare anche bene. Gli studenti della Torre di Pisa avevano inventato questa soluzione basata sulla potenza della natura e entro certi limiti sostenibili. Ma in effetti noi evidentemente non abbiamo trovato la donna giusta, non siamo stati capaci e quindi ci siamo messi a studiare. Naturalmente, arrivare alla scelta di una terapia, quindi passare da una concezione a un progetto e da un progetto a un'esecuzione, è stata una cosa lunga. Infatti, come io vi ho detto, noi siamo stati nominati nel 90 e abbiamo finito di lavorare nel 2001, anche se il ministro che ci nominò disse che noi dovevamo finire a dicembre di quello stesso anno. Infatti, noi siamo stati rinnovati 50 volte, non mi sto a fare queste storie terribili. E quindi abbiamo fatto un sacco di studi, di cose più o meno complicate, capendo che non è una cosa da cui uscivamo in pochi mesi, abbiamo pensato di fare un intervento come se fosse un puntellamento, un intervento provvisorio. Anche qui il paragone medico è ovvio, il pronto soccorso. Il pronto soccorso è stato mettere un contrappeso dal lato nord della torre fatto con lingotti di piombo, quindi abbiamo costruito una trave anulare attorno alla base della torre. Su questa trave abbiamo accatastato, questa è la trave, vedete, abbiamo accatastato una serie di lingotti di piombo, ognuno dei quali pesava circa 10 tonnellate. Quindi qua vedete, in questo trasparente ho scritto senza neanche toccarla, punto interrogativo, qualche piccola toccatina gliel'abbiamo data, insomma, come si usa, ma abbiamo fatto questa catassa di lingotti di piombo, un totale di 700 tonnellate, 71 lingotti da 10 tonnellate l'uno, e sotto l'azione di questo contrappeso la torre ha cominciato a ruotare verso nord. Quando abbiamo finito di metterci i lingotti si è fermata, quindi per la prima volta la sua storia la torre è tornata un poco indietro. Noi siamo stati contentissimi. Tra l'altro, sapendo il momento che aveva applicato e avendo misurato la rotazione, abbiamo verificato quella che poi sarà l'essenza del nostro intervento, che in una fase di scarico di carico la rigidezza del sistema fondazione terreno è molto maggiore della rigidezza della fase di primo carico. Ma su questo torneremo, e quindi il coefficiente di sicurezza migliora. Naturalmente, mentre continuavamo a studiare, qualcuno ha cominciato a dire vabbè, ma noi mo, come tutte le commissioni che ci hanno preceduto, ci scioglieremo, ci dissolveremo e lasciamo questo montone di lingotti vicino alla torre, che proprio non è possibile. Io dicevo no, noi anzi li dobbiamo pittare di rosso, perché perfino i turisti giapponesi vedevano e dicevano ah, questo serve a fare. Era chiarissima la cosa, invece no. E qualcuno sciaguratamente concepì l'idea, chi lo sa che devo fare? Allora, vediamo se ci riesco così. Concepì l'idea di levare i lingotti di piombo e mettere al posto dei lingotti di piombo dei cavi d'acciaio ancorati nelle sabbie profonde e tesati in modo da fare lo stesso lavoro dei piombi, cioè applicare alla torre una forza verticale che la equilibrasse. E quindi si pensava di fare 10 ancoraggi a 100 tonnellate. Realmente questa era una soluzione, diciamo, semi-provvisoria. Colui che la propugnava più di tutti, che era il grande Fritz Leonhardt, grande ingegnere tedesco, inventore del precompresso, uno di grandissima qualità, allora 82enne, ma tedesco, meglio detto, in piedi, la vedeva come una soluzione definitiva e faceva secondo me una cretinaggine, che questa come soluzione definitiva ha una serie di difetti clamorosi. Per cominciare dipende fortemente dalla corrosione. Questi tiranti d'acciaio messi sottoterra dentro all'acqua si sarebbero corrosi, poi si dovevano continuamente registrare, era una cosa molto complicata. Però
era data come una soluzione provvisoria. Infatti io dico qui pronto soccorso con un punto interrogativo, e la cominciamo a fare. Pronto soccorso 2, la disdetta, non la vendetta, perché per fare questa trave a cui attaccare gli ancoraggi dovevamo fare uno scavo sotto il pavimento del catino, ovviamente, perché la cosa ha nessun senso, doveva essere invisibile. E allora l'ultima volta che qualcuno aveva provato a fare lo scavo intorno alla torre, l'altro poco la faceva cadere. Noi però siamo ingegneri moderni, faremo le cose fatte bene. Questa decisione fu l'unica decisione del nostro comitato approvata a maggioranza, non all'unanimità. Cioè sui 18 votanti ci furono 17 favorevoli e un contrario. All'inizio poi mi vergognavo di dire quel contrario, e io oramai passato tanto tempo. Io fui l'unico a essere contrario, con mio grande dispiacere. Tanto che mi stavo quasi dimettendo al comitato, ma poi questa tanta gente è più brava di me, mi imparo qualche cosa, rimasi. Decidemmo di fare questo scavo congelando il terreno attorno e al di sotto di questo scavo. Terreno congelato diventa una roccia, diventa durissimo. Qua c'era la delicatezza che per il comportamento anomalo dell'acqua, l'acqua quando si congela aumenta lievemente di volume. Quindi se uno congela un terreno al di sotto di un edificio può indurre in questo edificio dei movimenti. Noi ci tenemmo ai lati dell'edificio, come vedete. Qua si vede l'impianto di congelamento dove circolava azoto liquido. Quando andammo a scavare trovammo sotto il pavimento del catino un massello di calcestruzzo di circa un metro, di cui 80 centimetri fatti nel 1800 da Gherardesca e quelli superiori invece fatti nel 1936 per impermeabilizzare il catino che si riempiva d'acqua. E vedete che qua, appunto, senza neanche toccarla, qua cominciamo a scavare ovviamente da nord, qua già è stato fatto uno dei conci della trave porta tiranti, questi sono gli alloggiamenti dove poi verranno messi dei cavi di precompressione per serrare questa chiave attorno alla torre. Si vede il gelo qua alla base della torre, il terreno gelato, ma ahimè, quando scavammo, trovammo che dalla fondazione dove uscivano dei pezzi di tubo mezzi arrugginiti, dei tubi tipo i tubi dell'acqua proprio, che non è, se ci ricordammo che appunto negli anni 30 del Novecento il geocivile aveva fatto una campagna di iniezioni nella base della torre e nei terreni attorno al catino per non far entrare, per impermeabilizzare il catino, e questi erano gli avantubi dei fori fatti per iniettare la base della torre. Noi non ci facemmo molto caso, in verità, stupidamente, ma questi tubi collegavano in qualche modo la torre a questo massello di calcestruzzo che stava sotto il pavimento del catino. E infatti, quando noi cominciammo a scavare a est e a ovest, la torre immediatamente cominciò a protestare. Come vedete, prima, tac, saltò a pendere verso sud, ahimè. Allora aggiungemmo altri pezzi vedete, i pesi nuovi sono belli lucidi, aggiungemmo altri pesi, aggiunti altri pesi la torre recuperò, continuammo a scavare, la torre partì un'altra volta verso sud. Tutto questo avveniva a cavallo fra fine agosto e settembre del 1995, quando quasi tutto il comitato stava alle Bahamas a farsi bagni, salvo alcuni Pariglia che facevano i capelli bianchi, no. E a un certo punto decidemmo di abbandonare questa soluzione perché considerata troppo pericolosa. Voglio sottolineare che tutta questa avventura avviene ben al di dentro del margine che ci eravamo preso con i contrappesi di più, ma comunque chiaramente dimostrava che quando fossimo andato poi a scavare addirittura verso sud sarebbe stato molto pericoloso, e quindi abbandonammo questa soluzione, appunto, senza neanche toccare la punta interrogativa. Terapia definitiva. Per la terapia definitiva
noi ci siamo basati su. Ecco, questa qua, spero di riuscire a spiegarlo, questa è la curva, rotazioni, momento di una fondazione sorgente. Se io applico una fondazione sorgente in un momento, la fondazione ruota, da prima ruota in modo, se il terreno fosse elastico, il diagramma di momento di rotazione sarebbe una retta. Invece il diagramma reale qua, all'inizio è quasi una retta, mano a mano che ci si avvicina alle condizioni di rottura, questa retta si abbassa, si inclina, quando alla fine diventa orizzontale vuol dire che a un piccolissimo incremento di momento segue una rotazione molto grande e la torre si capovolge. Se però io scarico, a partire da un punto anche prossimo alla rottura, scarico, mi accorgo che non mi restituisce tutta la rotazione, me restituisce solo una piccola parte, quindi il terreno non è elastico ma è elastoplastico. Se ricarico, ritorno con questa stessa rigidezza fino a dove stavo e poi ricomincia a essere molto deformabile. Nella fase di scarico e ricarico, però, come vedete, la pendenza di questa curva momento-rotazione, questa curva momento-rotazione è esattamente il K-alfa, la rigidezza torsionale di quella molla messa alla base dell'asta. E chiaramente da una tangente quasi orizzontale, quindi da un angolo piccolissimo, si passa a una tangente quasi verticale, quindi a un angolo molto grande, a una fondazione molto più rigida. Ci siamo fatti un conto che la rigidezza K alfa aumenta di circa 50 volte, quindi se uno riesce a raddrizzare la torre anche di poco, il coefficiente di sicurezza, posto che fosse praticamente 1, appena parte diventa 50, qui la torre diventa molto stabile. Allora, a questo punto, come fare a raddrizzare un po' la torre? Come fare a diminuire l'inclinazione? E una delle cose che nel restauro è importante è usare tecniche conosciute, già sperimentate. Ebbene, se uno piglia Leon Battista Alberti, addirittura Leon Battista Alberti dice che succede spesso che colosso o una casuccella si inclinino tutti insieme, e che cosa devo fare? Allora sollevalo da dove è accento o abbassalo dove si è sollevato. Sub demes copre surgat, e commenta giustamente Leon Battista Alberti: audax dunque opus. Però non te credere che lo fai così, te sta accorto. In effetti una delle cose più frustranti è che, ma non voglio anticipare, mentre facevamo questo lavoro, e qui c'erano queste trivelle che levavano il terreno sotto la torre, i turisti giapponesi dicevano: ah, state iniettando cemento, no, che iniettando cemento, stiamo, ah, sta, questo è tutto, questo è tutto. Certo, perfino una bambina di 9 anni del Bangladesh, una certa Chan Kibaban, mandò all'UNESCO a Parigi questo disegnino in cui suggerisce di usare la sottoescavazione con tecnica molto Bangladesh, cioè con tanti omini con un cesto di testa che vanno là sotto, scavano, riempiono il cesto e lo portano via. Noi abbiamo fatto esattamente la stessa cosa. Ora sono sempre perplesso a mostrare questo disegnino, che tra l'altro il disegno originale si è perso. L'UNESCO ha mandato a noi, il nostro comitato è stato capace, per fortuna io lo avevo fotocopiato, e quando mostro questo disegno tutti quanti dicono: ah, beh, quindi voi praticamente avete fatto quello che vi ha suggerito una bambina in Bangladesh. E io mi sforzo di dire: no, io faccio vedere perché è carina questa cosa, ma non è che noi la siamo stati a sentire, già ci avevamo pensato. Allora che facciamo? Mettiamo degli strati di acciaio con appesi che passano sulla puleggia, ci hanno un canestro dove possiamo mettere dei pesi in modo da applicare alla torre, se necessario, un momento stabilizzante. Mettiamo a punto una tecnologia per fare questa sottoescalazione, che consiste in una trivella elica all'interno di un tubo. Facciamo anche un campo sperimentale, che io qua non vi faccio vedere perché non ne abbiamo il tempo. Alla fine partiamo con un intervento molto delicato, questa è una fotografia presa dalla torre guardando verso nord, dove si vedono questi 11 tubi bianchi, che sono i tubi guida attraverso cui
questa trivella fa i fori per andare a levare un po' di terreno da sotto la torre, ecco, vedete, da questa parte qua. Un po' di terreno in parte da sotto la torre e in parte appena fuori della torre. Questo esperimento preliminare di sottoescavazione riesce benissimo. Vedete che la torre recupera un'inclinazione di circa 140-150 secondi, dopodiché abbiamo levato 3 lingotti e tutto si è fermato. E questa controrotazione è avvenuta con il bordo sud della fondazione che è rimasto fermo e il bordo nord che ha ceduto di circa 1 centimetro. Quindi meglio di così non poteva andare. A questo punto, dicevo prima, non mi ricordo a chi sia, eravamo per tutti, non avevamo scampo, dovevamo procedere. Ovviamente, non che fossimo dispiaciuti, però stavamo morti di paura, perché andare a mettere mano in modo massiccio sotto la torre ci teneva molto preoccupati. Però abbiamo messo 41 fori, una bella batteria di fori. Questo è sempre preso dalla torre, si vedono anche gli stralli d'acciaio a cui ho fatto cenno all'inizio. Questo è un dettaglio della macchina perforatrice. L'operaio che perforava era un lucano come me, con cui abbiamo fatto grande amicizia. E questo è il terreno che esce da sotto alla fondazione della Torre del Pisa. E la torre si è raddrizzata, adesso vi farò vedere quanto, tanto che arrivato a una certa data, che è il 16 gennaio del 2001, ci siamo fermati, abbiamo levato i pesi di piombo. Se io potessi zoomare sulla mia faccia vedesse un sorriso di quelli proprio clodolont. Poi abbiamo smontato la trave portapiombi e vedete, tornando a Quagliano, zac, siamo tornati qua. Abbiamo recuperato circa un mezzo grado, circa 800 arcosecondi di inclinazione. La cosa molto bella, che a me mi ha sempre molto interessato, è che guardando questo diagramma si capisce molto bene che noi che abbiamo fatto? In sostanza abbiamo rimediato a un guaio che aveva fatto Ghirardesca scavando il catino, si vede molto bene qua, e c'è una giustizia poetica proprio per il fatto che gli effetti negativi di uno scavo malaccorto siano stati riparati con un altro scavo, però questa volta fatto, come dicono a Firenze, a zucche e cari amici. Allora, ecco, vedete che in pratica noi abbiamo recuperato la situazione che c'era prima dell'incauto scavo dell'ottimo Gherardis. Questo è stato il nostro lavoro, però sono passati 20 anni da allora. Nel frattempo che succede? Nel 2001 c'era, vi ricordate Riccardo Pazzagno, un membro del clan Arbo, molto simpatico, che nel 2001 c'aveva la rubrica delle lettere sul battito. Nel 2001 l'ingegnere Rizzi, ve lo ricordate, scrive a Pazzaglia una lettera molto amara che io miracolosamente ho conservato. 1 luglio 2001, la torre raddrizzata di 44 chiosa che sono i centimetri, i misuratori del centro. Che dice Rizzi? Rizzi dice il governo ha affidato la stabilizzazione della torre di Pisa a un comitato di tecnici eminenti ben forniti di titoli accademici, i cosiddetti professoroni. Si vede che Rizzi condivide l'opinione oramai egemone che i professori sono brutta gente, è molto meglio fare come 5 stelle, affidarsi ai comici professionisti. E costoro, questi tecnici eminenti, dopo 11 anni di studi, ricerche, prove, in molti casi inutili e velleitarie, dopo qualche clamoroso insuccesso e dopo una spesa di una 60 miliardi, non parlano affatto di stabilizzazione, ma di una riduzione dell'inclinazione di 44 centimetri. Qua Rizzi dovrebbe avere una botta sulle mani, un'inclinazione non si può misurare in centimetri, si misura in grammi, è uno strapiombo che si misura in centimetri. Noi in effetti avevamo ridotto l'inclinazione di 44 centimetri quando l'inclinazione totale era di oltre 5 metri
E infatti il nostro intervento non si vede più, non è che la torre si è raddrizzata, è rimasta praticamente come stava. E continua a lì. Si apprende infine che il comitato sta finalmente per lasciare l'incarico. E io rivendico con orgoglio il fatto che il nostro comitato ha lavorato 11 anni, aveva avuto assegnato 60 miliardi, li ha spesi tutti e non ha chiesto neanche una lira in più, e all'11° anno ha finito il lavoro, si è sciolto da sé. Quindi cose in Italia molto rare, e invece secondo Lizzi erano sbagliate. E da tutto quanto sopra, dice sempre Lizzi, si evince che il problema della Torre di Pisa, contrariamente ai toni trionfalistici di questi giorni, non può assolutamente dirsi risolto. Esso viene semplicemente trasferito ai nostri posteri con l'augurio che si provveda alla stabilizzazione definitiva del monumento. Al risultato viene attribuito il valore di una garanzia valida 300 anni, etichetta veramente infelice, assolutamente non appropriata alla serietà del problema, e che mi auguro non sia stata pronunciata da un comitato. Quindi Lizzi ci fa proprio la monnezza. Cioè, questo l'hanno fatto niente, sono mangiati 60 miliardi e hanno attrezzato un locatore che sta praticamente come stava prima e hanno passato tutto appresso. È vero, possiamo rispondere a queste obiezioni di Lizzi. Proviamo. Punto primo, la torre è stata, Lizzi dice la torre non è stata stabilizzata. Noi abbiamo dimostrato invece numericamente che il coefficiente di sicurezza, posto che fosse 1 prima che noi cominciassimo, cioè che fosse prossimo ad 1, adesso è 50. Quindi ora la torre è molto stabile rispetto al problema di instabilità dell'equilibrio che la affliggeva. Secondo punto, scusate. Non c'è una stabilizzazione definitiva, tra virgolette, chi lo sa che significa. Il problema non è risolto, ma solo trasferito ai posteri. Mi piacerebbe discutere questo fatto del definitivo, ma è una discussione lunga. Terzo punto, garanzia di 300 anni, etichetta infelice. Allora, guardiamo i dati. Pigliamo il nostro intervento e ingrandiamo un po', in modo da vedere meglio. Ecco, qua si vede che noi abbiamo fatto il nostro intervento, abbiamo raddrizzato la torre e poi l'abbiamo lasciata. La torre continua lentissimamente ad raddrizzarsi. Nei 20 anni, dal 2001 a oggi, quasi ferma al 2019, non ho rifatto il diagramma aggiornato, si è fatto quasi 2000 secondi e continua ancora lievissimamente a crescere. E qua ci sono due scuole di pensiero. Anche in seno al comitato noi abbiamo ventilato due ipotesi. La prima è che la torre raggiunga una condizione, l'asintoto di questa curva diventi orizzontale, cioè la torre resti ferma. La seconda, più pessimistica, è che la torre a un certo punto raggiunge questo e poi ricomincia a scendere lentamente verso sud. Se proviamo a estrapolare questa curva con delle tecniche di estrapolazione anche sofisticate, vediamo appunto che tutte le possibili estrapolazioni sono limitate da due limiti. Il primo è quello tratteggiato, quello ottimistico, che va sempre verso nord, sempre più piano e poi si ferma. Il secondo, quello pessimistico, dice che a un certo punto questa curva cambia verso e comincia a cedere. Questo cambio di verso dovrebbe avvenire più o meno, questa è la data di oggi, ecco, noi siamo qua. Si capisce subito che i dati a disposizione, il periodo di osservazione è troppo breve per capire quale delle due curve scende. Sono, dal punto di vista statistico, sono equivalenti. Si capisce anche che se si avrà un'inversione, a me non tanto me ne importa, perché già nel 2030 sicuramente io non ci sarò più. Però possiamo dire una cosa: se è vero che succede la cosa peggiore, cioè questa torre comincia a ricedere verso nelle ipotesi più sfavorevoli possibile, cioè che parte con la velocità che già ci arriva prima che noi intervenissimo, ci vogliono 3 secoli perché torni nella situazione iniziale. In questi 3 secoli noi abbiamo conservato in un bel capannone l'opera di Vassiano, tutti gli strumenti, la trimella, i cavi d'acciaio, eccetera. Prima che arrivino questi 3 secoli, arrivata a 2 secoli, si può andare là e levare un altro poco di terreno sotto. In qualche modo, paradossalmente, questa operazione può essere vista come una sorta di manutenzione straordinaria
della tua. E quindi le obiezioni di Liz non sembrano molto fondate in verità. Io vorrei fare qualche conclusione. Che cosa ci siamo imparati? Una prima cosa è la perseveranza. Gli antichi pisani ci hanno messo quasi 2 secoli per costruire la torre e noi ci abbiamo messo quasi 2 secoli per stabilizzarla. I primi tentativi sono appunto dell'inizio del 1800. Seconda considerazione, l'interdisciplinarietà qua è fondamentale, assolutamente. Rispetto dell'integrità oltre che della statica. Terza considerazione terrificante. Le buone intenzioni sono necessarie, ovviamente. Chiunque mette mano su un monumento è animato da buone intenzioni, ma non sono sufficienti, anzi, possono essere pericolosi. Ha ragione il saggio che dice che la via dell'inferno è lastricata. Abbiamo visto il guaio che ha fatto che l'erdesca, ma c'è di meglio. C'è di meglio. Avendo a disposizione oramai un modello ad eventi finiti del sottosuolo della torre, si è fatto un calcolo. Di che cosa sarebbe successo se gli antichi costruttori non avessero fatto quelle correzioni che hanno dato alla torre la forma a banana, che sono state sempre elogiate, si è detto, con gli eroi, con la torre che gli si inclinava sotto i piedi, correggevano e andava avanti. Se non avessero corretto, avessero costruito la torre dritta, la torre sarebbe ruotata molto di più. Non mi sto a spiegare perché. Ma è assolutamente evidente che le correzioni, la forma banale, sono state dannose. Questa è la forma attuale, questa sarebbe stata la forma se avessero costruito la torre. Quindi gli antichi eroi costruttori hanno fatto la prua, pure loro tendevano all'inferno. I pisani li difendono, dicono, ma quelli volevano raggiungere una pendenza elevata, perché così la torre era più famosa. Ancora, fondamentale importanza del monitoraggio. Noi abbiamo capito che cosa stava succedendo guardando le misure. Se non avessimo avuto le misure non avremmo potuto farlo. Importante contributo della buona sorte. Abbiamo già visto che durante la costruzione le due interruzioni assolutamente casuali hanno impedito la torre di crollare, che è già una bella botta di lato B come diremmo noi. Ma c'è una cosa stupenda, nel 1944, cioè verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, gli alleati avanzati erano sbarcati in Sicilia nel sud Italia e salivano verso nord. I tedeschi resistevano da nord. A un certo punto il fronte si pianta a Pisa. Nella pianura pisana gli alleati non riuscivano ad andare avanti. Ogni curva, ogni scarpata, ogni masseria sembrava occupata da ostinati. E cominciano a morire i soldati americani e l'esercito americano si comincia a incacchiare e dice, ma com'è che i tedeschi sanno bene dove noi andiamo? Si fanno trovare già pronti con i fucili spianati. Devono avere un punto di... a quei tempi non c'erano i satelliti, non c'erano i droni, che nella grande sconfinata pianura pisana l'unico punto di osservazione dalla torre. E quindi la 91ª divisione della fanteria americana dice questa torre, possiamo mai permettere che un mucchio di vecchie pietre, non importa quanto antico, ci costi vite americane? Questo è scritto, non è che è una mia invenzione. E quindi prendono un sergente che si chiama Leon Weckstein e lo mandano, dice, tu accostati più che puoi alla torre. Prendi un binocolo e guarda, vedi se ci sono i tedeschi sulla torre. Se vedi i tedeschi, premi questo bottone, noi abbiamo 3 batterie di cannoni a terra, più un incrociatore appena fuori alla spiaggia, e la diamo al suo lato. Weckstein va là, e lui ha scritto un libro poi in vecchiaia, e dice, io mi sono preso il mio tempo andando sopra e sotto col binocolo, eccetera, cercando di capire se in quegli archi eccetera ci fossero tedeschi, ma dopo un intero giorno non premette il bottone e quindi la torre fu risparmiata. Ecco, questo è il giovane sergente Weckstein all'epoca della guerra, questo è il vecchio Weckstein e questo è il libro che lui ha scritto delle sue memorie sulla campagna d'Italia. E lui scrive: quello che la 91ª divisione di fanteria non sapeva era che stavano incaricando di una missione così importante un uomo
respinto dalla Marina perché è miope. Scrive questa, nel 1942 la Marina mi ha detto vattene e mangia carote per 6 mesi. Allora io sono andato in fanteria perché tanto la si pigliava tutti. E quindi ancora una volta la torre forse è stata risparmiata perché il sergente Rex era cercato. Ancora, quali sono i ricordi? 11 anni di lavoro straordinario con colleghi bravissimi. Voglio citare solo il nostro presidente, Jamil Koski, professore di ingegneria geotecnica, poi tecnico di Torino, che noi chiamiamo familiarmente Jam, che come presidente è stato bravissimo, ci ha fatto sopravvivere a 3 presidenti della Repubblica, 8 presidenti del Consiglio e 4 sindaci di Pisa, quindi una performance eccezionale. Naturalmente abbiamo avuto difficoltà, momenti di scoramento, pastorie burocratiche, ma abbiamo anche fatto importanti amicizie, cementate in quelle bellissime giornate sulla piazza dei Miracoli, all'ombra del grifone posto sull'abside della cattedrale. E io qua volevo scrivere un bel finale, ma naturalmente chi è capace? Per caso ho trovato un testo di Marcel Proust, molto carino, che è tratto dalla prefazione da una prefazione fatta da Proust a un libro di Ashley, che racconta i suoi pomeriggi all'ombra della colonna con il leone di San Marco nella piazza San Marco a Venezia, che cambiando qualche parolina si adatta perfettamente. Parafrasando Proust, quell'altera e misteriosa straniera, il grifone, giunse un giorno lontano dall'Oriente su qual mare che tremola in lontananza alle sue spalle e continua a tardare i suoi giorni nell'undicesimo secolo, osservando imperturbabile da pochi metri e molti secoli di distanza le strane attività che si sono svolte ai suoi piedi in quella piazza affollata di gente dove brilla ancora vicinissimo il suo sguardo lontano. E io non potrò dimenticarlo. E con questo... Grazie.